Vediamo che sulla sicurezza sul lavoro abbiamo dei problemi enormi e molte volte abbiamo dei problemi anche nella conciliazione tra l'aspetto professionale e l'aspetto familiare. Per esempio, prendiamo il mio caso, anch'io sono un genitore, ho un bambino di 9 anni e non sempre è possibile riuscire a svolgere i due ruoli nella maniera corretta. Io dirigo questa struttura, quindi gli impegni ovviamente ci sono. Il mio welfare, come dico sempre, sono i nonni. Una giornata di studi per condividere riflessioni, criticità e buone pratiche sul tema della conciliazione vita-lavoro. L'incontro, inserito nel progetto Vita-Lavoro Toscana, promosso dalla Regione, è stato ospitato dalla Casa dell'Energia di Arezzo. Un confronto tra istituzioni, enti, studiosi e ricercatori per sensibilizzare sulle opportunità, per promuovere una maggiore valorizzazione delle donne nel mercato del lavoro. La situazione in provincia di Arezzo è di una presenza forte di lavoratrici concentrate soprattutto nei settori del lavoro di pulizia, sanificazione degli ambienti, di assistenza sia basica sia qualificata all'interno di aziende molto grandi peraltro, con più di 50 dipendenti che operano nel settore dell'assistenza e della cura delle persone fragili, che dimostra una segregazione orizzontale, cioè la presenza di donne soprattutto in settori tradizionali e una scarsa presenza nei settori invece altamente qualificati. Esiste anche un problema molto consistente derivante dalla presenza forte di part-time a carico delle lavoratrici, il che dimostra chiaramente la difficoltà delle donne di conciliare la vita con il lavoro, per cui la scelta delle donne è quello di lavorare meno ore per poter far fronte alle esigenze dei propri nuclei familiari. Servono politiche di sostegno dunque al welfare aziendale. Il bando della Regione Toscana va proprio in questa direzione. Sì, questo bando noi ci auguriamo che sia davvero importante per tutte quelle aziende che in maniera giusta e lungimirante decidono di investire sul welfare aziendale. Noi crediamo che questo sia un passo indispensabile per garantire appunto la possibilità di conciliare tempi di vita e tempi di lavoro per le lavoratrici ma anche per i lavoratori. Infatti un altro tema è che nel nostro paese, che è un paese ancora oggi patriarcale, parliamo di conciliazione sempre solo al femminile. Invece noi vogliamo promuovere anche un cambiamento culturale necessario per appunto arrivare a una più equa distribuzione del carico di cura, che oggi grava esclusivamente invece sulle spalle delle donne, limitando anche la loro possibilità di crescita all'interno del mondo del lavoro e le loro opportunità di carriera. Ecco, attraverso queste misure noi vorremmo promuovere invece una conciliazione che sia per lavoratrici che sia per lavoratori e anche una più equa distribuzione del carico di cura, proprio perché crediamo che incentivare l'occupazione femminile sia assolutamente fondamentale, prima di tutto per una questione di giustizia sociale ma anche per far crescere il nostro paese.